Aldo Scotti, celebre baritono, riceve una singolare proposta: recitare Rigoletto in un fotoromanzo. Siamo nel 1957, gli anni d'oro per questo genere di pubblicazioni. Scotti accetta, sia perché gli promettono molti soldi, sia perché la sua carriera è ormai avviata al declino. Com'è andata oggi? Applausi, fiacchi al parisiano, bene all'invettiva, routine, insomma. Ah, senti, ti telefonerà un certo Pirovini per una cosa, un giornale. Le grandi firme. Sai cos'è? Fotoromanzi. Sua moglie Rossana, la francese che è stata una grande Carmen e che per lui ha rinunciato alla carriera, è indignata per la decisione del marito. Ma Scotti tra le pareti domestiche si annoia. La sua vita coniugale è ormai logora. L'avventura lo attrae ed egli parte per Mantova, dove questo Rigoletto verrà girato secondo le esigenze del fotoromanzo. Bene, e così faremo questo Rigoletto un po' afono. Scusi, una battuta. Nei saloni del Palazzo Ducale, Scotti incontra Gilda, cioè Iris D'Amato, una bella ragazza maliziosa e un po' enigmatica, che gli regala qualche sorriso, una romantica passeggiata sul fiume, e si lascia baciare non senza avergli prima fatto cantare Old Man River, proprio come in un vecchio film di Hollywood. Scotti finisce per innamorarsi di Iris. Ma chi è questa ragazza dall'aria ora dolce ora inquieta? L'agente teatrale Ridolfi cerca di mettere in guardia il cantante, avvertendolo che Iris naviga in un brutto giro. Ma Scotti non vuole sapere nulla e si stupisce quando un taxi misterioso viene a prelevare Iris per riportarla a Milano. Il cantante si reca nell'abitazione di lei. Ha scoperto che la ragazza ha una voce gradevole e vuole offrirle di partecipare ad una trasmissione in televisione. Al momento Iris appare scontrosa, diffidente, anche se uno dei suoi fratelli, Giacomo, un ragazzo che studia al conservatorio, insiste perché lei ci vada. E se la ragazza finisce per accettare, è solo per fare contento questo fratello amatissimo. Ma chi speri che fosse? Poteva essere Iris D'Amato. Forse tu non sai neanche chi è. La Gilda dei fumetti. Aveva capito tutto. Rossana, la moglie di Scotti, ha intuito tutto e spera che l'avventura finisca presto come le altre del marito. Ma questa volta non sembra essere così. Dannata, per quel prezzo vendeste il mio bene. A voi nulla per loro sconviene, ma mia figlia imparabili quesore, la rendete o seppur disarmata, questa mano per voi cora cruenta. Nulla in terra di l'uomo attenta, se dai verdi di tempo l'onore. E la porta, assassini, assassini, aprite la porta, assassini, ma sei tornato presto, eh? Già. Allora stanotte non avevi turno col taxi. Secondo quello che c'è da fare, perché? Così. Pensavo. È Natale. Eh? E una volta a Natale eravamo tutti insieme. Eravamo proprio una famiglia, no? E con questo? Niente, insomma, avevo voglia di stare un po' insieme, ecco. Prima di cena abbiamo visto la televisione, c'era... Cosa avete mangiato? Beh, sai, per il papà senza capitone non è Natale. Ma la mamma non va, allora. Allora ce n'è rimasta. Ecco. Guarda. Bell'igiene. Senza frigo, vabbè, ma tenere la credenza vicina al calorifero vuol dire proprio mangiare roba andata male, eh? Proprio vero che uno s'abitua, se no a quest'ora... Io potrei anche comprarlo, se è un bel frigo. Ma dove lo metto? Al posto della TV. No, eh?
Stavo dicendoti che abbiamo visto Iris in televisione. Ah, sì? È brava sul serio. Una professionista, ha talento proprio. E l'aspettavo perché volevo dirglielo. E sono convinto che Iris ha delle vere capacità artistiche. Delle doti da valorizzare. Sì, sì. Sei d'accordo anche tu, no? Io? Cosa vuoi che ne sappia io di cose artistiche? Sono uno che lavora io. Anche lei però, è una che lavora. Guadagna bene lì quei giornaletti. I fotoromanzi. Sto capitone, mica male, eh? L'hai mangiato anche tu? Sì, sì. Ma i fotoromanzi non bastano, Ugo. E lei che cosa vuol dire se è bella? È come se uno è forte, metti, capace di buttare giù un muro con un pugno. La forza può essere un mestiere. E si può essere pagati, avere successo perché si è molto forti e anche molto belli, appunto. Ma non deve bastare quando poi si ha qualcos'altro dentro, capisci? Cosa vuoi saperne tu? Di lei? Ma di tutto, del mondo, del lavoro, di quello che si deve fare, di quello che non si deve fare. Ma perché io non lavoro, dici? Anche. Per carità, tu studi, è lei che lo vuole, no? Lei lavora e può benissimo pagarti il conservatorio. Ah, vuoi dire che siccome lei lavora, può decidere quello che faccio io e io non posso decidere quello che fa lei? Presa poco. Ma lei non è che decide, mi aiuta. E anch'io voglio solo aiutarla. Lei non deve essere usata solo perché è bella, vale di più. E vorrei che fossimo d'accordo, almeno su questo. Ma tu che cosa vuoi da me, eh? Iris fa quello che le pare, no? Sei sicuro che faccia proprio quello che le pare? Di un po'. Hai bevuto. Dov'è Iris? Cosa ne so io? Col baritono Scotti, magari. Vedi che qualcosa sai. Non ti riguarda. È mia sorella, io voglio occuparmi. Io no. No? Magari. Sta attento, che con gli uomini non si scherza. Tu mi provochi, poi cosa fai se ti rompo la faccia? Chiami la mamma. Piantala. Io qua dentro non voglio toccarti, ma tu non approfittartene. Viglia. Non ho sentito, ripeti. Chi è? Sono io. Uè, Ugo, buon Natale. Sì, auguri. Io vado a dormire, buonanotte. Savez-vous ce qui ne va pas dans cette maison? Nous, peut-être. Oh, pardon. Il n'y a pas de quoi rigoler, Roxane. Ce qui manque dans cette maison, eh ben, c'est un jardin. Oh. Il n'est pas tellement facile d'avoir un jardin ici à Milan, maman. Hein? Io andrei a fare un giretto. Dove? Giro. È inutile che fai il sostenuto. Un giro dove? Sappiamo benissimo che ho tutto il diritto di chiederlo. Non mi pare il caso, di... A parte che è Capodanno e che c'è mia madre. E non voglio che si accorga che le cose fra noi vanno male. Oh, dipende da te. Io sono tutta un sorriso. E puoi immaginare come mi viene naturale? Oh, io ho la coscienza tranquilla. Ho la faccia tosta. Tanto per parlare chiaro, Rossana, io non ho più visto Iris dalla sera della televisione. Ma per forza. Né vista né sentita. E ti pesa? E non ho neanche progetti per rivederla, dico. Ah, qui non mi sembri tanto sicuro. Rossana, io vado a fare un giro. Le feste, grazie a Dio, sono finite. È il 2 gennaio e sono a casa da Santo Stefano. E soffochi? E un po' sì. E tu credi di buttarla così a ridere? Io? Dobbiamo parlarne molto più seriamente. Adesso? Roxane? Oui, maman, j'arrive tout de suite. Rossana ha ragione. Certo che dobbiamo parlare, lo so meglio di lei. Ma di cosa? Cioè, questo è chiaro, ma cosa le dico? Io lo capisco, sai che lei... Ma sì, ci è rimasta male come altre volte. Ma non si immagina neanche... Che ti sei preso una cotta così? Ridolfi, il fatto è che io sono innamorato di Iris. Sì, innamorato. Cosa vuoi farci? Succede, no? Sei matto? Matto, matto, matto. Non si può capire. Spiegare... È una cosa nuova per me. No, 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 è proprio... È tutto, tutto diverso, capisci? Insomma, tu vuoi rivederla. Senti, sai cosa dovresti fare tu? Organizzarne una bella tournée all'estero e allora sta tranquillo che me la porto via. Fuori, capisci? Ma non c'è qualche probabilità, Brasile, Argentina. Pensa che colpo Ridolfi se me la porto. A popolare le Americhe. E Rossana intanto sta a casa. Non lo so, io non so più niente. Adesso vivo la giornata.
Io so solo che un'altra settimana senza vederla non ci sto. Non ci sto. E se la facessi studiare? Cosa? Canto. Una volta l'ho detto così per dire. Ma perché no? Perché mi pare che lei non sia per niente disponibile. In che senso? Nel senso che è occupata. E molto. Ma perché parli sempre così, per allusioni? Cos'è che sai? Potresti anche dirlo più chiaramente. Può darsi. Ma tu vuoi veramente saperlo? Ossigeno, se no mi fermo. Per carità, tutto il credito possibile e ragionevole per un abitué come lei. Un amico, anzi, il nostro agente all'opera. Capito il giochino? Come va con quel baritono lì? Scotti? Quel Scotti lì è proprio partito di brutto, eh? Sì, ma Ugo si preoccupa troppo, secondo me. Io non mi preoccupo mai. Aspetta, Ugo. Perché io so bene com'è la situazione a casa. La moglie è un tipo deciso, non lo molla di sicuro. Ma se fosse per questo, vede, anche la moglie del commissario Roscio siciliano si figuri gelosissima. Non lo vorrebbe mica mollare, sa. Prenda per esempio stasera, la Befana, eh? Tre bambini a casa, piccolini anche, poverini. E la moglie lo vorrebbe a casa. Naturalmente, invece, il dottor Roscio non c'è, dice che è di servizio, di notturna, ma non è neanche in ufficio, è lì che aspetta la Iris, in una, diciamo, garçonnière, mica neanche tanto bella, ma è l'unica che abbiamo potuto trovare vicino al commissariato, così, capisce? Camera e bottega. Vede, è più pratico. Alle volte le mogli non bastano mica, deve aiutarci lei con... Scotti. Ah sì, ho già detto a Ugo che adesso, per stringere un po' con la Iris, lui vorrebbe farle prendere lezioni di canto. Ma se lei... Ugo? A casa ne parlano. Appunto, dicevo, se Iris non gli desse corda, la cosa cadrebbe da sé. La colpa non è della Iris. Scotti ha telefonato una quantità di volte. Ha combinato tutto con mio fratello. Giacomo per quelle cose è maniaco.
Ma lei niente. A casa comando io. Guarda che non ci credo mica, sai. Perché la mia voce andrà anche bene per le canzonette, ma... Allora basta. Ma semmai, dico io, a chi può dare fastidio se mi metto a studiare canto? Ma perché? Ci tieni? Ma cosa adesso, questa nuova storia che vuoi cantare le opere liriche con Scotti? Ma te l'ho detto che io... Non ci credi. Ma Giacomo sì, vero? Giacomo sai com'è, poverino. È meglio che non si metta in mezzo. Iris, le parole non contano più molto. Ascolta, Lanfritto si fida di noi. E Roscia non vuole essere preso in giro. E lo sai che piuttosto che perdere la faccia, no? E poi con Roscia non posso, gli debbo molto. Non mi piace scherzare con lui. E neanche tu, no? Quindi è meglio che non lo faccia aspettare. Ciao, dottor Roscia. Avevi voglia di vedermi? Lo sai. Che cosa? Che non mi va di parlarne. Lo so. E come non lo so? Volevo soltanto farti ridere. Ma di un po', tu non ridi mai? Mm? Poco. Corriere. Corriere subito, pronto. Ha le grandi firme? Le vengo fare anche. È il numero uno di quest'anno? Certo, il pagali il che. Sì. Grazie. Arrivederci. Buongiorno, commendatore. Che non c'è male, ma direi anche che bisogna osservare maggiormente con scrupolo tutti i segni di espressione, le pause della prima battuta di quest'aria, è vero, quelle pause che sono contrastanti con l'arco della legatura della seconda misura della romanza. E poi ricordarsi che queste pause, non devono essere capite, interpretate come pause ritmiche, ma come sospiri ritmici, sospiri di questa Gilda innamorata, sognata. Vogliamo provare? Mi raccomando, pause e legature. Thank you.
bene. E così ti sei divertito alle mie spalle? Ma no, è un vecchio amico, siamo in confidenza. Sì, ma non mi pare che fosse molto convinto. Ma che scherzi? È un'autorità, un pignolo, un torturatore di cantanti. Se eri una schiappa, lui lo diceva, niente da fare. Ha detto che è una voce da costruire o no? Ma non vuol dire, le voci naturali sono poche. Prendi mia moglie, per esempio. Canta? Sì, cantava, non lo sapevi? Mezzo soprano, era un'ottima carne. E anche lei, dicevo, non è che avesse una voce naturale. E ora non canta più? No, ma per motivi così, di famiglia. Ma non capisco perché ti sei smontata così. Proprio adesso che il maestro ti dice che, tu niente, non vuoi più prendere lezioni. Non è che fossi molto sicura neanche prima, sai. Io sono convinto che se tu parlassi con tuo fratello... No, ti prego. Devi smetterla di coinvolgere anche Giacomo, hai capito? Io? Perché? Ma io credevo che tu e lui foste molto... Scusa, se non sai non puoi capire. Mi dispiace. Oh, niente, niente. Sono io che mi sono messo in testa di essere almeno un amico per te. Credevo che oggi per noi fosse una festa. E invece vedo che se riuscissi a starti un po' fuori dai piedi, magari mi saresti più riconoscente. Allora, ciao. Ma che casamiccio? Scusa, papà, scusa. Te la chi? C'è qualcosa che non va? Ma no, Giacomo, no. Sentite, per favore. Siccome io adesso vorrei stare un po' tranquilla, se telefonano per me, dite che non ci sono, va bene? Non è mica andata male l'audizione. Ti prego, Giacomo. Ma non era però... No! Giacomo. Perché tu... Tu ci credi proprio, vero? Io invece, sai, ci credo un po' poco. Fai male. Perché ormai, Iris, nessuno ci dice più niente, vero? Non ci chiedono più da un pezzo se abbiamo fatto i compiti. E allora adesso vuol dire che tocca a noi vivere. Ma come viviamo? Vedremo. Ma vedremo cosa? Quando? Se intanto almeno succedesse a te qualcosa di bello. Credo che anch'io allora troverei la forza per uscire da quest'inerzia. Per carità, state comodi. Non vi precipitate. Vedremo. Se è per me, dite che non ci sono, va bene? Pronto. Sì, signore, eccola qua. Perfetto! Ma chi è Annina? Sì? Ah, Pirovini! Sì? Io? Ma come domani? Ma no, no, anzi, credo... Va bene, posso. Prendo il pullman. Costumi? Ah, perfetto. Ci vediamo domani sera, allora. Grazie. Ciao. Vai a fare un fotoromanzo, Sì, sì, a Sanremo. Devo sostituire la Nives, che sai adesso come Miss Italia. E sei contenta di partire, mi pare? Ma sì, sì. Almeno per 8 giorni non ho problemi. Rimandiamo, Basta con le prediche, Giacomo. Va bene. Ma con chi è che non volevi parlare al telefono? Scusa, Iris, non è che voglio impicciarmi, ma... Se per caso telefona, chi? Scotti. E anche Ugo. Oh, ma insomma, tutti. Se chiamano, dite che sono già partita. Va bene? Va bene. Hai sentito, papà? Sì, signore, le cose basta saperle. La signorina Iris è già partita per... Partita. E basta. Agli ordini. Ma come mai ti
sei messo a leggere i fotoromanzi. E che devo leggere? In questa casa sei privo di tenere un giornale. Ecco qua, io ci avevo la Gazzetta dello Sport. È sparita. Parliamo d'altro. Cesì, stasera che si mangia di buono? Un piatto nuovo. L'aria de luce. Non si deve capire, però. Non si deve capire. Qui, la matra. La Gazzetta, la Gepù. Cesira, che si mangia stasera? Ricordes che questa è pigrizia, che l'è anche mortale come peccato. E già, perché lei tiene che fa, eh? Deve lavorare. Deve lavorare a Cottimo. Qua ci abbiamo l'industria lombarda, eh? dai, smettetela di litigare, che ora vi faccio un bel risottino, va bene? Figuremme, ce n'è di zafferano, mamma? E dove lei il riso, eh? E dove l'è il sofranello per pisare il gas, eh? Tu sa chi se levi minga sui miei, lei inutile. Vieni tranquilla, mamma, che facciamo noi. Oh, no. Lo zafferano è qua. Ma se intanto che tu sei via ti chiamano per l'audizione. Sembrerai anche il più tenero della famiglia. Testa più dura, ce l'hai proprio tu. E allora, se proprio vuoi saperlo, l'audizione c'è stata. È andata anche piuttosto bene. Davvero? Mm-hmm. E dimmi, com'è andata? No. Cosa ha detto il mio? Adesso basta. Sei contento o no? E allora per ora ci accontentiamo. E poi... Vedremo. Ridolfi. Mica facile trovarti, eh? Cosa fai qui? Aspetto te. Mi salti fuori così, da queste parti poi. Uno può anche spaventarsi. Me l'ha detto il tutti rapidi che potevo trovarti qua dalle 10. È un'ora che aspetto. Cosa c'è di così urgente? Ti ho cercato tutto il pomeriggio. Ero in giro, anche per te. E cosa hai combinato? Ma se è la tournée in Brasile che vuoi, sai, per adesso. E a Mantova? A Mantova? Se non lo sai te lo dico io. Rigoletto, a Mantova per la grande stagione di tradizione. Ah sì, tre recite. Mm-hmm. E allora? Hanno pochi soldi, sai. Solo per il baritono. Va bene, poi? Gli altri, giovani, bravi, che costino poco. D'accordo, il baritono sono io. Sì, ma... Io ci sto. Se Gilda la canta Iris. Abbiamo detto giovani, ma bravi. Iris ce la fa, garantisco io, se mi vogliono. E poi ancora per qualche anno credo di poter dettare le condizioni. Io e Iris, va bene? Dati da fare, Ridolfi. Non ho capito quasi niente, sa. Mezze parole, allusioni a conoscenze comuni. Ma lei si deve decidere. Me lo deve dire chiaro. È qui per fare una denuncia, per chiedere protezione, per parlarmi dei fatti suoi, per sapere i fatti miei. Oh, per carità, dottore. Oppure vogliamo dire più semplicemente che lei è venuto qui per chiedermi un consiglio. Mm? Come lei ritiene più... Io ritengo che lei sia un giocatore d'azzardo clandestino e come tale perseguibile ai sensi dell'articolo 720 del codice penale. È solo un passatempo. Cliente fisso di un esercizio della mia giurisdizione su cui io non ho ancora avuto tempo, modo e magari volontà di indagare. Ma loro la ritengono un amico, sa? Un complice, quasi. Un complice no. E lei è venuto da me perché pensa che io sia più o meno nelle sue stesse condizioni. Vero? Guardi, dottore, io penso che probabilmente sono tutte chiacchiere. Chiacchiere di chi? Ma di nessuno.
Ne parlano loro, e solo con me, naturalmente, per avere il mio aiuto nella questione di... Si sono messi in mente che lei tenga molto a una persona. Iris D'Amato. Vede che lei è venuto qui per parlare dei fatti miei? Si figuri, dottore. Diceva bene lei prima, un consiglio, e mi dispiace se per averlo sono costretto a essere un po' indiscreto. E cioè? Quella gente si è messa in testa che lei non permette assolutamente a Iris D'Amato di uscire dal loro giro, e allora... No, un momento. Qui la devo fermare, ma che scherziamo? Per carità, guardi che ogni parola che lei dice e fa dire a me, lei fa peggio, per sé e per tutti. Io le ho detto di spiegarsi, ma non le ho mai detto di non pesare le parole. Forse avrei fatto meglio a non venire qui, dottore. Me ne rendo conto, ma vede... Lei è angosciato, Ridolfi. E un uomo angosciato è come un bambino. Per questo lei sbaglia tono con me. Ridolfi, noi abbiamo più o meno la stessa età. Ma faccia conto che io sia suo padre. Io capisco, sa? E se posso, compatisco. Allora, mi dica. Scotti, il baritono Aldo Scotti, si è innamorato di Iris e vuole farla cantare con lui. Lanfritto, voglio dire... Lanfritto Ambrogio. Il gestore, il boss, il capo, il tenutario del Ferriera Club. Vada avanti. Sì, Lanfritto, insomma, mi ha chiesto di impedirlo, che Iris si metta con Scotti. Ma io sono l'agente di Scotti, capisce? E lui non sente ragioni, si è proprio intestardito e... E Iris potrebbe essere innamorata di Scotti? Ma no, si figuri, non credo. Anzi, io lo escludo. Iris non è... Non è il tipo che si innamora, lei dice? Di nessuno. Mi scusi, ho divagato io. Continui pure. Se io dicevo, non riesco a impedire che Iris faccia quelle maledette recite con Scotti a Mantova. In questo caso mi domando se per lei è così grave che Iris faccia quello che vuole. Come pare che credono Lanfritto e i suoi... Ho capito. Ecco. Vede, signor Ridolfi, lei chiede, ma io cosa posso risponderle? Stiamo parlando di cose sentimentali, sfumate, di passioni, se vuole. Che risposta s'aspetta? Io magari preferirei credere che Iris, quando viene da me, lo faccia spontaneamente. È naturale, no? Ah, certo. Mentre pare che invece mi portino Iris per distrarmi. Diciamo pure per corrompermi. Per cui Iris sarebbe costretta. Lei usa dei termini. Lo so. E non è che mi piaccia, Badi. Né come uomo né come funzionario. Ci sono cose che uno preferirebbe non dirsi mai. E invece lei, quasi senza parlare, le sta facendo dire a me. Non gliene sono grato, mi creda. Ma dottore, lei aveva detto che... Niente. Io non ho detto niente. Ho soltanto supposto che lei fosse venuto da me a chiedermi un consiglio, come a un padre. E papà le dice, stia attento, lei è inguaiato, Ridolfi. Ha dei debiti con la giustizia e con i suoi amici, che sapranno come esigerli. Lei faccia, non faccia, poi si vedrà. Siamo tutti in un gioco che si combina come capita. Può darsi pure che non succeda niente. Chi lo sa. Vada, Ridolfi, arrivederci.
Trasmettiamo un programma di musica leggera con l'orchestra diretta da Gorni Kramer. À la gare, il peut sans doute nous accompagner. Mais tu es sûr qu'il ne va pas se fâcher si tu le laisses tout seul pendant quelques jours? J'en suis sûre. Cosa c'è? Ah, le ho detto che non ti dispiace affatto rimanere solo. Come? Perché? Volevi venire? Ma dove? Bien. Allora, a tout à l'heure, Non poteva mancare al matrimonio di mia sorella, ti pare? A Parigi? Sì. Ah, no, te l'ho detto subito perché non voleva che tu avessi troppo tempo per organizzarti. Ti va di scherzare, eh? Faccio male? Sempre per non allarmare mamma. Tanto però ti sei convinta che non ne vale la pena. Sbaglio? Ma? Aldo. Senti, Aldo. Da un lato, se mi voglio ingelosire a tutti i costi, la cosa può anche lusingarmi. No, smettilo, Rossana. Hai un tono falso. Cosa ti aspettavi? Una spiegazione. Aldo, io speravo. Cioè, spero che non ci sia più molto da spiegare. Come? Non mi hai chiesto perdono. Non hai promesso di non farlo più. Ma per questa volta chiuderei così se... Non ti va? Cosa volevi? Cosa vuoi? Ho paura che dobbiamo parlarci più sinceramente. Hai paura? Già. Ah, ma allora moi aussi un peu. Pare che tu voli la verità. Una novità grossa per te. Non sono mica tanto preparata. Forse non c'è neanche tempo, devo partire ormai. Quindi mi dispiace di tenerti per qualche giorno ancora sulla corda. E non ci siamo tutti e due sulla corda. Per colpa tua, però. Questo è vero. Se sei pentito, dillo, insomma. Pentito? Mi dispiace molto, certo. E allora pentiti un po' meglio, per favore. E guarda. In attesa della tua famosa spiegazione, io per ora mi accontento che tu mi prometti di non approfittare della mia assenza, che sarebbe indegno e ridicolo a questo punto, no? Dico, almeno tu non cercherai di vederla in questi giorni. Te lo spiego subito perché non vedrò Iris né in questi giorni né forse mai. Perché non mi vuole. Lei. Non è che io non cercherò di vederla, ma non mi vuole, non interessa. Ma a me sì, Rossana. E non mi passerà, lo so. Mi dispiace molto, cosa posso farci? Tu forse pensavi che non ne valeva la pena e... è invece grave. La mia storia con Iris non c'è, non c'è più. Non c'è neanche stata in fondo. Ma è importante. Forse non vale la pena di volermi. Questo sì, anche per te. Ecco. Spero proprio che non mi voglia più neanche tu. A questo punto sarebbe meglio. Più giusto.
No, ma no, 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 lasci, lasci. Ci penso io, la trovo io. Sia tranquillo, la questura ha le schede di tutti gli alberghi. Sì, va bene. Allora Sanremo, vero? Ha detto. Sì, grazie. Come? Ah, sì. Beh sì, la prassi è questa. Dalla questura centrale la terza divisione chiede a me se il suo esercizio è un bar, un night o qualcosa del genere. Come che dico? Circolo ricreativo, no? A me finora questo risulta. E quindi? Va bene. Ho piuttosto una cosa, Lanfritto. Io trovo esagerata, sì, fuori luogo, anche un po' imbarazzante la preoccupazione di Ugo di tenermi continuamente informato su Iris. Ecco, se gli dica di non occuparsene più. Bene. Eh sì, mi sembra anche più delicato. Come per chi? Per me, per lei e soprattutto per lui, che dopo tutto è il fratello, no? Eh già. Sì, ah, certo, dottore. I miei rispetti, Tu, non c'hai mica fatto qualcosa al dottor Roscio? Io? Si è lamentato di me. E adesso è inutile menarla. Forse chissà. Avrà avuto l'impressione che noi gli stessimo un po' troppo addosso. Metti che lui invece della Iris fosse uno che vuole dei soldi. E noi siamo lì continuamente a dirgli i soldi sono pronti, dottore, la busta è qua, la busta è là. Poco fine, capito? Perché si sa, trattare trattano tutti. Ma è gente pericolosa, proprio in mano. Non ce l'hai mai. A proposito, anche quell'altro mi pare che non ha capito bene. Con tutte le sue arie sarà mica un po' stupido per Ridolfi lì, Vuol dire che tu, se lui non si fa vivo stasera, domani lo vai a trovare in ufficio e presenti il conto, tutto chiaro e preciso, e senza discussioni. Cosa fai? Il fantasma dell'opera? Ghiringhelli offre il teatro a noi artisti nei giorni di riposo. Come stai? Stamattina al telefono non mi sembravi neanche tu. La voce? C'è. In questi giorni forse ho fumato un po' troppo, ma ho anche provato qua, e anzi, ci siamo. Rossana? È a Parigi. Perché? Niente, ma di solito è lei che risponde al telefono. Allora, per Mantova siamo a cavallo. Non mi dici neanche bravo? Accettano, su nostra garanzia, cioè tua, la Iris D'Amato come Gilda. Contento? Non so se accetterà. Ma chi? Iris. C'è caso che non accetti lei? Anche tu sei un bel tipo, sai. Non hai idea di quello che io ho passato. Non mi avevi mica dato la cosa come fatta? Lo credo, se pensi che sia stato facile. Che ora è la mezza? Sì, quasi. Va bene, comunque, se dici che Iris può anche non venire... Te lo faccio sapere stasera, o domani più tardi. Va bene? Adesso aspetto qua una persona. Devo appunto sentire... Non ti va di sistemare la nostra... La cosa, le tue scartoffie? Dico, prima sparisci per 3 giorni, mi fai dire che forse non puoi neanche occupartene, e adesso tutto un tratto... Avevo paura, sì. Paura di non potere. Ho avuto delle noie, te l'ho detto, di una certa somma che dovevo. E poi, anche in un modo pressante, ma se adesso tu... Ah, dici per quel... Va bene, sbrighiamoci. Tanto me li tieni sulle percentuali, no? Quanto? 3. Ah, però... Ecco, a domani. Non è che stai aspettando? Ma che, figurati. Non so neanche dove sia. Semmai non c'è problema. In che senso? Per Mantova, anche se poi non c'è Iris. Vai, ti telefono. Tu non scomparire di nuovo. Ma figurati. Giacomo. Scusi, forse sono un po' in anticipo. Guardalo. Entrate alla scala, così.
Ho chiesto di lei e mi hanno detto che potevo entrare. Ma lei viene qui quando vuole provare a... Beh, certo, è casa mia, forse più dell'altra. Ho cantato qua la prima volta nel 28, Francesca da Rimini, Gianciotto. E sa, per noi... Ma venga, venga, venga. Io sono sicuro che lei è l'unica persona, l'unica, che mi può aiutare. Per Iris, naturalmente. Al telefono lei mi ha detto che... Sì, sì, a me pare che sia... Anzi, è senz'altro una bella cosa. E se Iris... Perché si tratta solo del bene di Iris. Soprattutto di lei. Per me... Non è che io non abbia problemi. Ma ormai so benissimo che devono passare in seconda linea. Mi crede? A cosa, scusi, signor Scotti? Ah, già, perché Iris non gliene avrà parlato. Oddio, già. E magari una cosa che non... Lei però avrà immaginato. Adesso forse. Sì, è così. Meglio dirlo, no? Almeno è tutto più chiaro. Io purtroppo... Ho dato un po' noia alla Iris, insomma. Cosa speravo, non si sa. Sono un vecchio matto, vero? Capisco, sa, che non sto mica dandole una bella notizia. E le sembrerò anche sfacciato. Ma la domandi alla Iris se sono un tipo cinico senza pudori. Intanto creda pure che si tratta di una cosa pulita. Pulita, capisce? E non è che io spero qualcosa, si figuri. Anzi. Glielo dica lei che io se mai saprò stare al mio posto. Dica pure che gliel'ho promesso se le pare il caso, ma io ho bisogno di vederla. Ho bisogno di occuparmi di lei. Ma io le credo, signor Scotti. Che io? Che lei vuole soprattutto aiutare Iris. E che poi, scusi se tocco questo tasto, lei non è il tipo di uomo che mette certe condizioni. Bravo. Bravo, perché è proprio così, sai. Quindi, capisci, sarebbe brutto. Brutto è anche ingiusto che Iris rinunciasse a questa occasione di Mantova solo per tenersi alla larga da me. E così ti ho chiamato perché volevo che gliene parlassi tu. Anche se lei... Beh, anche se lei mi aveva proibito... Come? Sì, tassativamente di parlarne con te. Cioè le ha detto... Non mettere in mezzo Giacomo. Ma perché? Vedi. Vedi, vedi. Anche a te sembra strano. Non so, pare quasi che sia spaventata. Non ti sembra? Qualche volta sì. Forse la paura di cantare in teatro, di affrontare il pubblico. Iris lo sa che ne vale la pena. Coraggio ne ha, certo, è anche orgogliosa, ma non è il tipo che rinuncia per paura di fallire. Questa è una cosa che può veramente cambiare la sua vita. Io sento che lei deve arrivarci qui. Vuoi chiamarla? Ho il telefono in camerino. Vieni. Come? Fra 10 giorni. Ma sì, sì, un'occasione eccezionale, finché vuoi, ma... Ma non capisci che rischiamo di fare una grossa stupidaggine? No, ma ora mi ascolti, per favore. Tu ora, questa bella occasione, la lasci da parte. Sì. Scusa. Scusa, io non voglio aggredirti, ma anche tu. Ma non capisci che questa cosa è campata per aria? Come no? Pronto? Pronto? Pronto, non ti sento più. Dai, ti lascio, ti chiamo io stasera. Sì, stasera. Ciao. Ciao. Ci manca solo che mi facciano litigare anche con lui. Cioè, con chi se posso... Mio fratello. Ah, l'altro. Quello vero. Hai una sigaretta? Già.
Tu non fumi, non bevi, non hai vizi. Solo passioni. Se vuoi sfogarti. Ti interessa? Ecco. Uno viene qua, ti cerca, ti trova e tu domandi se gli interessa. A cosa parlare? Dei miei problemi. Se ti degni. Ti sporti di carta bollata, eh? Ah, beh, certo, io non sono un artista come voi. Sono un povero burocrate poliziotto. E tu non hai mai detto che la cosa ti va. Ma neppure che non ti va. Sono inversa, inversa, inversa. Ma con chi ce l'ho poi? Mm? Con Iris D'Amato. Tu dici? Si è arrabbiata? Beh, sì. Non vuole saperne, eh? Dice. Io poi non è che lo conosco tanto bene. Ma è il tipo che può cambiare idea? Il tipo che si pente. Mm. Mi ha quasi trattato male. Lo so, certe volte è dura. Quasi violenta. È in questi casi che si pente subito. Almeno con me. Ti vuole bene. E così gli ho detto che era una stupidaggine. La stupida sono io. Perché non dovrei tentare? Eh? Perché non dovrei farlo? Chi me lo impedisce? Tu, per esempio? Io? No, eh? E pensare che tutti ballano intorno a quello che... A che? A quello che si immaginano che tu vuoi. Che io voglio? No, no, sto parlando a vanvera. Io volevo dire che... No, no. Anzi... È molto chiaro. Anche perché qualche giorno fa è venuto a farmi più o meno questo discorso un figlio di buona donna che voleva da me il permesso per farti cantare con Aldo Scotti. Anche tu vuoi il permesso da me? Hai fatto male a venire. Stiamo parlando troppo. Eh già. Parlare è un gioco molto pericoloso, sai? C'è gente che si rovina per questo. Non sei mica tanto male, tu sai. Anzi, non credo che sia giusto aver paura di te. Non lo so. Si può? Sì. Iris, fra poco tocca a te. E sono quasi pronti. Se vuoi che ti aiuti a mettere il costume. Sì, sì, un momentino. Torna fra un attimo, eh? Grazie. Sai, io ho un po' paura adesso. E non so perché. Tu hai presentimenti? Io no. Ma anche tu hai paura ogni tanto, no? Non lo dico mai. Ma già che vogliamo azzardarci a fare questo cosiddetto gioco della verità, ma di un po', tu passioni, niente? Mm? Amore, devozione, tutte quelle cose lì, non ce l'hai per nessuno. No, a parte tuo fratello, dico... Per quel baritono, per esempio. Niente? O addirittura, chissà, per me. Non lo dico mai. Vieni, Lidia. Sì, Iris, mettiamo il costume. Io esco, vero? No, no, basta che ti volti un attimo. Che mio cuore strega.
cosa ti dico? Io questa Gilda la faccio proprio. Mai, ma queste cose casomai le devo dire io, non lei. E poi perché lei manca di coraggio? Coraggio, non è il coraggio di continuare, di tentare. Senta, quanti giorni mancano? Tre, maestro, tre. Tre? Sono molti, ma però ha fatto dei progressi, quindi cerchi di farne ancora, vero? Se lui dica che non ci sono, lo chiamerò dopo io. Pronto? Pronto? Sì, Scotti. Sì. E non senta, ci lasci lavorare, Scotti, bisogna. Abbiamo bisogno di lavorare, ecco, sì. No, non credo. Scotti, sia bravo, ecco, bravo, grazie. Ecco, ricominciamo da capo tutto e con buona volontà. Su. Giovanna mi stava dicendo che mangi poco. Ti avevo fatto anche il riso con le seppie e tu non... Sì, non... Non stai bene? Non sei quasi uscita di casa? Sì, ma le ho parlato per telefono anche oggi. Non ti ho chiesto niente. Finora non ha voluto vedermi, ma domani... Aldo! Adesso ti prego di stare zitto. Lo hai già detto, no? E me ne ricordo. Tu immagini che sia stato facile? Sono partita perché in quel momento non c'era altro da fare. Ho pensato solo a questo. E allora adesso il tuo romanzo da amoroso per risparmiarmeli, non credi? Io dovevo solo dirti... Che non ti è passato, capito? Basta! Oh. Aprimi qui, per favore. Lo sai quanti ne abbiamo? 24. Ti sei accorta che sono stato via 12 giorni, 25 o no? E che da Parigi non ti ho neanche telefonato? Ma così. Proprio in questo modo. Ma cosa ti ho fatto? Come ho fatto? Aspetta. Non dirmi niente ancora. Ti stavo dicendo che ho pensato molto. Ho anche pianto al matrimonio di mia sorella. E mamma era molto contenta che io piangesse. Perché se lui sache. Ma io piangevo per il nostro matrimonio. Mi dispiace, Rossella. Aldo, mi hai inflitto i tuoi dispiaceri d'amore per un'altra. Adesso avrai la cortesia di supportare i miei. Per te. Io piangevo per noi, perché noi ci annoiavamo, è vero. Poi però per cambiare non abbiamo trovato niente di meglio che questa cosa terribile. Farci male sul serio. Mi dispiace, sai. Non conta che ti dispiace, non basta.
Dobbiamo rimediare, tentare. Può sembrare vile, mediocre, ma bisogna sapere che io non ero stanca di te. Che anche i tuoi difetti mi inteneriscono. E starei volentieri qui con te a vederli peggiorare. Io ti voglio bene, sai. Ecco, sì, lo so. Mi vuoi bene. Mi vuoi tanto bene, ma... ti dispiace tanto, però... E peut-être tu voudrais que je sois ta sœur, c'est ça? Et pour faire une brillante fin, on pourrait rester bons amis, vero? Invece no. Io resto qua perché sono tua moglie, io me ne vado. No, me vado io. Molto gentile. Ma io in questa casa senza di te non ci resto. Parto, torno a Parigi anche domani. Oh, no. Scusa. Scusa. Sono una scema. Sto sbagliando tutto. Oh, perché non voglio perderti. Non l'accetto. E guarda che l'orgoglio c'entra un poco niente. Mi vergogno di dirlo. Ma è proprio amore. Non è impossibile, Rosana. Oh, appunto. Più è impossibile e più ci si innamora, vero? Così ho pensato che devo darti un po' di tempo. Chiedo solo che tu non voglia essere ammalato per forza. Che non rifiuti a tutti i costi l'idea di guarire. Con questo bel dramma non ci annoieremo più, vedrai. E quindi, non è vero che parto. Parto io. No. È deciso, Orsa, è deciso. Ti stavo dicendo che domani comincio le prove del Rigoletto a Mantova. Lei, Iris, sta prendendo delle lezioni di canto. In questi giorni non ho voluto che andassi ad assistere, perché non era sicura, aveva paura che io la influenzassi. Insomma, non ci siamo neanche visti. Ma oggi mi ha assicurato che parte con me. Canterà Gilda. A Mantova. Vai. Non ti auguro niente. Thank you.
Thank you.